Nella mia storia sono stati pronti subito ad aiutarmi e appunto persone che io fino a un attimo prima non conoscevo si sono rivelate importantissime per la mia vita stessa. Sono diventati, diciamo, dei compagni di viaggio anche lungo appunto questo recupero che ho dovuto fare durante quest'anno, quindi sono contenta di essere qui per loro e per me stessa. C'era anche Margherita, la giovane che la scorsa estate fu soccorsa e salvata dopo essere caduta all'interno di un buco in zona Tortaia alle celebrazioni del 164° anniversario della fondazione della polizia ed era presente per premiare i suoi salvatori, i poliziotti che quella notte intervennero in suo aiuto. Un giorno di festa per la Polizia di Stato in Piazza della Libertà che, come di consueto, è diventato anche un'occasione per tracciare un bilancio dell'attività della Polizia svolta nella provincia, ben rappresentato dallo slogan scelto «Esserci sempre». Oggi abbiamo dei dati che sostanzialmente parlare di bilanci positivi di arresti non sempre potrebbe essere piacevole, però è un bilancio che comunque dimostra impegno, dedizione, in un momento congiunturale per quanto riguarda gli organici che ovviamente testimonia, devo dire, l'ulteriore impegno e lo spirito di sacrificio delle forze di polizia. I reati in diminuzione sono sostanzialmente quelli legati alle rapine con un elevato indice anche di responsabilità in capo ai responsabili e le truffe. Alcune tipologie di furti, mentre sui furti in appartamento registriamo un andamento sostanzialmente equivalente rispetto alle ultime proiezioni. Una delle piaghe sociali dalla quale Arezzo non può definirsi immune, come evidenzia la cronaca locale quasi quotidianamente, è indubbiamente quella riconducibile allo spaccio, in particolar modo al piccolo spaccio, sempre più presente anche nella realtà cittadina. Dobbiamo lavorare tutti, molto di più sulla prevenzione del fenomeno, sull'educazione, sul sottrarre al commercio della droga che non finirà mai perché, ripeto, viene da altri mondi, da altri territori, dobbiamo sottrarre a loro i consumatori. Questo è l'impegno che tutti quanti insieme di cui ci dobbiamo fare carico. Poi la repressione, è chiaro, viene nel momento in cui la prevenzione ha fallito.